World of Spark, tocca a me per sgustare. Tappetino, ma che bello. Oh, guardiamo. Uno dei 7 tappetini di World of the Spark, questo è forse il mio preferito, devo ancora scegliere, perché ce n'è uno più bello dell'altro. Bello, 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 bello. Vediamo, 6 busti stavolta, non sono più riusciti le mie. No. Sono in vacanza, sto facendo il ponte. Sono in vacanza, siamo tornati alla normalità. Benissimo, il nostro dado con il simbolo dei Planeswalker. E... però c'è una cosa bella in tutti questi kit di pre-release. Oh, che hai trovato, boss? C'è un Planeswalker sempre. Cosa ho trovato? Cosa ho trovato? C'è, io ho trovato il sommergibile silenzioso. Il nome, che bel nome. E un Planeswalker comune, cioè uncommon. L'uncommon foil. Shaeli artefici sublime, ma che bello. E un bel veicolo. Questo è molto carino, sì. Esercito di zombie, anche un bel token. Poi è bello, bello, bello ricco questo pre-respec. Sì, devo dire molto figo il fatto che sono tornati di nuovo a mettere due promo all'interno di un kit, fa gola. Poi uno è sempre un Planeswalker, quindi siamo contenti. Fa ancora più gola. Faremo un sacco di mazzi per il Magic Deck. Allora, vediamo cosa abbiamo trovato. Abbiamo un bel pescione, che figata, è un Marlin. Molto figo. Pezza di chiora, lame di pietra di Nahiri. Prismobita, Crovod corazzato, visionario imprevedibile, aiuto inatteso, nuovi orizzonti, ciclope sferza catene, Pegaso fidato, stringe, oh, uncommon, invadere la città, sfinge salvatrice, un Planeswalker, quanti Planeswalker ci sono? Un milione. Ce ne sono, sì, ce ne sono veramente parecchi, dovrebbero essere intorno ai 33, ce n'è sempre uno dentro ogni... ogni bustina? Bustina, esattamente. Questo qua abbiamo trovato Davriel. Un Planeswalker molto, molto strano, perché ti permette di levare carte dalla mano dell'avversario e fa l'effetto di una carta molto vecchia, si chiama la griglia. L'arte è bellissimo. L'arte è molto bella. Il fumo oscura il nome della carta. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Mi ricorda Agent Carter che sto vedendo in questi giorni. E il sommergibile silenzioso che... ho trovato in doppia versione. In doppia versione, sì. Che figata, ciao. Tocca sbustare un cara, qua qualcuno ha già sbustato l'Iliana e Cara in due pacchetti. Sì, potresti fare una bruttissima figura, boss, se non ti impegni. Il coccodrillo come fa? Bello, ma che bomba questo coccodrillo gigantesco. Ma sì, perché praticamente adesso in Ravnica sono entrate anche tutte le popolazioni di Amonkhet, quindi troviamo i coccodrilli, gli zombie, ritorna anche un po' l'altro. L'ippopotamo, che è questo ippopotamo? Sì, sì. Mi pare che il testo è molto carino. Questo è l'ippopotamo di Gianluca Vacchi, ce n'era in giardino una volta. Il visir dello scorpione, attenzione! Sarkhan, padrone? No. Senza padrone. Senza padrone, perché? Sarkhan perché senza padrone. Padrone? Perché attualmente ha tradito Nicol Bolas. Ma dai, sto licenziato. Povero Sarkhan. E continuiamo, è un Planeswalker mitico. Sono... qua non sono stato lì da carti, ma... attenzione, le comuni, vabbè, poi più in più le conosceremo anche con i vari unboxing, le facciamo passare. Bella questa vampiro opportunista. Questa è una delle carte che, no, il veto di Dovin, una delle carte che è piaciuta più di tutti ai giocatori Commander. Ancora molto, molto bella. Obliksilis, questo in limited è veramente forte, ci distrugge una creatura. Oh, giuramento di Kaya. E una Vraska foil, Vraska eminenza dello sciame. Carina, carina, una non comune, niente male. Due Planeswalker in un volo. La metteremo in Atraxa. In Atraxa, bene, bene, per bene. Il nostro infettare. Il nostro doppio Planeswalker comunque. Doppio Planeswalker, sì, sei riuscito a trovare la foil Planeswalker. Che bomba, che bomba, che bomba. Io poi voglio prova di una mitica. Attenzione, un'altra foil, draghetto tonante. La carta di Gabri Ponte, attenzione! No, non penso. No. Di musica tonante. Attenzione, sorvegliante degli eterni. Sdegna di titano e dopodiché... veramente bello. È bella. Carta. Sì, forte pure. Chi c'è? C'è un incolore con la K! Carri, grande creatore! Grande un Carn. Un gran bel Carn. Il Carn lo trovo sempre, l'ho trovato anche con Dominato. Tiro da parte che me lo prendo poi a fine serata. Ok, lo prezziamo per i pintati. Allora, il prezzo è il prezzo di mercato per due. Ma esatto, esatto. Attenzione, però non ho ancora trovato la mitica. Un bel randaggio incantato. Siete di Soren, Glizzy, Crunch, Nuovi, Ciclope, Pegaso. Andiamo verso le Ancomu, giustiziere di Vraska. Tessi trappole,
Vincolo di passione, invadere la città che abbiamo già trovato anche prima. Nairi, tempesta di pietra, grande artwork. E ok, tra di Eternal. La mitica, eccola qua, mitica. Ah, questa boss, se sbustai questo kit e devi giocare, era fortissimo. Bene, 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 io sbusto e basta, non posso giocare. Sì. No, peccato, Oketra è l'organizzatore. Forse più forte di Oketra, forse c'è Kefnet, che sì, è niente male in Sida. Sarebbe sto contento il nostro amico Mere di esatto, di esatto. Ma dov'è il Mere? Salutiamo. L'ho chiamato ieri, probabilmente arriverà questo pomeriggio. Molto bene. Benissimo, ma continuiamo. Sesta bustina, molto bella questa espansione. Eccolo qua, il nostro Prince Walker, Arlin, voce del branco. Mi piace tantissimo, in Limited ieri l'ho giocato tantissimo. E una creatura leggendaria, che bello! Ecco boss di Via Latta. Che figata! Boss di Via Latta, del resto non potevano sbustarlo. E la nostra creatura leggendaria Goblin. A chiudere. Per tutti i nostri giocatori di Commander Mono Rosso. Esattamente, esattamente. Il mio kit è questo qua, molto bene, poi magari faremo sbustare anche da lì. Dai, vuoi aprire un kit anche tu dopo? Ma sì, dai, lo apriamo. Più tardi, assolutamente. Bene, bene, bene. E continua la Pro-Release Experience. Apriamolo. Eccoci, vai Daniele. Cerchiamo di aprire senza rovinare niente. Posso come li fai tu ad aprire senza... Oh, ok, là. Perfetto. Tappetino bello, di... bello. Come Daniele, un amante di Nicola Di Bari. Ah, che bello! Che figata. Dai, che troppo figata. Figo. Che figata, col ghigno. Sì, 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 sembra troppo una di quelle cose di Dragon Ball, sai, cattivi quelli là. È vero, è vero. Troppo bello. E questa pare una statua, è troppo figo. Bene, bene. Chissà se in questo disegno già si aspettava che l'avrebbe tradita Liliana. Chissà. Liliana l'indistruttibile adesso e Gidon il morto, anche a quanto pare. Bene, andiamo a sbustare. Sbusta. Bene, apriamo, bene. Vediamo. Io mi preparo già come se dovessi fare il mazzo. Eh beh, certo. Nairi, bella poi Nairi. Pure forte come Planeswalker da giocare in Sealed. Comunque, no, il mio personaggio preferito, Foil! E c'è anche il playmat di quel personaggio. C'è Filippo! Eh sì, è Foil. Si è messo il codice di scherzo, però se leggiamo bene possiamo vedere che si chiama Filippo. È bellissimo Filippo, ragazzi. Foil pre-release. Io già sono contento, così, di base. Bene. Allora, andiamo a prendere i nostri pacchettini. Bene, ce li abbiamo tutti. Partiamo da Teferi, magari troviamo Teferi. Non sarebbe male, Sarebbe male. E con Liliana magari troviamo Liliana. Allora, abbiamo Sacrificio di Gideon, Globo delle Gilde, Krotvog Corazzato, Frantumare, Vampiro Opportunista, Centauro Preservatore, Venerare il Dio Faraone, Stridente da guerra, visionario imprevedibile, aiuto inatteso con Gideon che cavalca Obnixis, poi riscatto commovente, convocata di Ugin, questa è molto bella in Sealed, Arlin voce del branco che mi piace particolarmente, e poi abbiamo inversione di ruoli, una delle carte secondo me molto molto belle in questo formato, soprattutto per giocatori di Eternal, ci permette di scambiare due permanenti con un giocatore bersaglio, quello che faceva una vecchia carta che è il Gilded Drake. Poi vediamo, abbiamo una terra, abbiamo lui, allora mettiamola qua. Vai. Mettiamoci tutti i Planeswalker qua, così vediamo quante persone. È vero. Quante persone buon abbiamo idea. Trovato della cricca, abbiamo trovato i più i fedeli a Nicole Bolas o gli altri. Contrazione temporale di Teferi per chi vuole essere antipatico anche in Sealed, domatore di Crunch, sergente l'ossodonte, segugio del flagello, nuovi orizzonti, ciclope sferza catene, Pegaso fidato, una delle carte più forti secondo me del bianco in Sealed, strige del teatro aereo, giustizia di Vraska, una delle carte molto forti per quanto riguarda uccidere Planeswalker, ricettacolo del mentefiamma, ieri sera me lo sono giocato, diavolo del pandemonio, pure questo molto carino a 3-1-3-3, Angrat, uno dei miei Planeswalker preferiti in Sealed, perché ti permette di dare minacciare a tutte le creature che controlli, invasione dell'Orda Atroce, diciamo il nuovo Bitter Blossom, ma anche il Bitter Blossom è un pochettino più forte, però che ci permette di fare sempre zombie. Mettiamo qua. E abbiamo trovato una terra foil.
Poi dice, se non c'è la terra, se non c'è la terra c'è la foil, e beccavo la terra foil, giusto? A posto. Bene, questo via, questo via. Riusciremo a trovare Liliana? Speriamo. Io ieri ho trovato Nicole Bolas. Poi corsa di Samut, Prismovita, poi randaggio incantato, domatore di Cronch, tessitrappole, piroelica di Chandra, lumino scudo di Teio, piano controverso, araldo e lord atroce, atterraggio forzato, trosfidante, saggio l'evoluzione. Oh, Jaya, maga del fuoco rinomata. Ieri mi ci hanno ucciso, l'hanno messa per farmi 2 danni a 5. Incredibile. Violenza diffusa, un'altra delle carte molto forti in Sealed, sicuramente se fate questi colori, che vi permette di fare danni a tutte le altre creature. Pari al valore di forza del vostro esercito. Andiamo a vedere, lince scattante, gigante trasporta tributi, senza scampo, visionario imprevedibile, wurm primordiale, aiutare i caduti, esecutore delle legiurune, rivelazione di Tamio, costo dell'invasione, germinazione mortale, una delle carte molto forti ieri giocate in Sealed, vincolo di disciplina. Oh, Tibalt! Mi piace veramente un sacco Tibalt. Tibaldo. Molto forte nel monorosso, che adesso ancora ci sarà in standard. Oh, tornado vivente, la nostra rara che ci permette di infliggere danni anche a creature volanti. Un'altra della foil! Incredibile. Trovo le terre, ma le trovo foil. Bella quell'isola però. È bella sì, è una arco molto molto bella. Poi, coccodrillo della scaglia protettrice. Schiacciare il dissenso, abbattere la statua, forma spettrale di Kaia, venerare il dio faraone, stridente da guerra, visionario imprevedibile, aiuto inatteso, nuovi orizzonti, ciclope sferza catene, gemelli dell'orda atroce. Oh, un'altra Jaya, Jaya maga del fuoco, quindi abbiamo doppia Jaya, qua il rosso è predominante. Direi proprio di sì. Idra della bioessenza, questa carta è veramente veramente divertente, soprattutto per i giocatori commander. Qua ci mettiamo il Planeswalker. Andiamo all'ultimo pacchetto, dai dai, dobbiamo tirare fuori. La mitica, la mitica. Dobbiamo tirar fuori questo Teferi e questa Liliana. Non vi faccio vedere le comuni, andiamo abbastanza veloci. Non comune, non comune. Quindi la nostra rara mitica non sarà un Planeswalker perché abbiamo trovato un'altra Arlin. Oh, inversione di ruoli, doppia inversione di ruoli. Ah, ci sta. Molto carino. Per giocare come... non è male. No, è molto carino. Beh, di sicuro inversione di ruoli. Me l'hanno giocata pure ieri in Sealed. Ti lascia un po'. Ti lascia un po' senza parole, soprattutto se hanno creato un esercito molto grande. Gli scambi magari una creaturina per una bestia molto grossa. Vedete figa. Bene, bene, bene. Bene, bene, ci piace. Tra altre cose scambia. Controllo i due permanenti bersaglio che condividono un tipo di permanente, quindi potete anche scambiare il vostro Planeswalker scarico completamente con uno carico dell'avversario, quindi è molto molto carino. Bene, ci vediamo dopo. Ci vediamo al prossimo.
premiamo qualcuno. Meno dai, facciamo un po' di scena. Che buste. Allora, abbiamo aperto il nuovo box. Attenzione. Così siete tutti più contenti. Allora, partiamo da i primi quattro. Sì, allora, premiamo tutti noi, però qua in se no primi quattro. Non è vero, diciamo sono avanti al video, poi altri mandiamo tutti a casa. Facciamo il 6 luglio, quando esce M 2020. Boss, fate l'annuncio, sì. vai. Quarto classificato. Nota Alessandro che si porta a casa tre buste. Vai Alessandro. Voilà! Applauso! Vai! Mario Andrea! Terzo posto! Andrea! Con 9 punti, con 9 punti! Secondo! Brambia Mario! Sempre con 9 punti! Attenzione! Parità! 5 bustine! Vai. E primo classificato, 9 buste, Giorgi Stefano! Chiami Mere! Devo saluto a Mere! Sicuramente. Grazie, grazie. Adesso premiamo tutti e l'appuntamento per sabato 6 luglio con Magic 2020. Assolutamente sì, anzi prima c'è, deve venire assolutamente che ci sarà Orizzonti di Modena. Vabbè certo, c'è, chiaramente c'è anche Orizzonti di Modena, ci sono i draft, c'è tutto. Ok. Ok, goodbye, alla prossima. Ciao.